Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre. Fratelli e sorelle carissimi, questa trentesima domenica del tempo ordinario è la domenica del cieco Timeo, il figlio di Timeo, scusate, Bartimeo. E la liturgia si accentra su questo miracolo che Gesù fa, che ha molte significazioni. Nel numero dei precedenti, di cui faccio una brevissima sintesi, ne ho approfondite alcune. Ieri sera il percorso esistenziale di questo uomo sente parlare di Gesù, chiama Gesù, incontra Gesù, è guarito da Gesù e poi segue Gesù. Questo è il percorso, diciamo così, che facciamo un po' tutti quando veramente incontriamo Gesù. Sentiamo parlare di Lui, qualcuno ce lo annuncia, rispondendo a questo annuncio ci lasciamo intercettare da Gesù, ne invochiamo l'aiuto, ne sperimentiamo l'azione salvifica, vediamo Lui il Salvatore e cominciamo a seguire. Nell'omelia precedente, ieri sera accennavo, si dovrebbe approfondire un po' il discorso della cecità, cosa rappresenta l'essere ciechi. Nell'omelia precedente, nella messa delle 8:30, cercavo di approfondire questo punto. Cosa sono le cose che anche noi non vediamo? Ne ho individuate almeno tre, poi chi vuole andarsi a sentire l'omelia precedente le approfondirà. Noi non vediamo bene Dio, non sappiamo chi è bene Dio, o a volte non sappiamo proprio per niente. Anche se andiamo a messa, anche se andiamo a messa e anche se facciamo una comunione, è tutto da dimostrare che io abbia una conoscenza corretta e adeguata di Dio. Secondo, noi non conosciamo noi stessi, tutt'altro che bene, anche se nessuno dovrebbe conoscere bene noi stessi come noi stessi, ma voi siete sicuri di conoscervi bene, lo dico anche a me, di conoscere bene come siete, di comprendervi bene, di conoscere bene pregi e difetti, oppure le cose profonde che ci portiamo dietro alla nostra esistenza, che comunque fanno parte di noi stessi, ma noi stessi le ignoriamo. E poi l'ultima cosa, siamo sicuri di conoscere bene la realtà che ci sta intorno, siamo sicuri di conoscere bene i nostri figli, i nostri genitori, i nostri amici, la realtà in cui ci muoviamo attorno, siamo sempre sicuri circa il bene, circa il male, circa il vero, circa il falso. Sapete quante cose noi facciamo di sbagliate senza renderci conto, o di cose che pensiamo che siano giuste che in realtà sono sbagliate, innumerevoli. Ecco, in quest'ultima omelia volevo proprio approfondire quest'ultimissimo aspetto andando a dare un'occhiata alla seconda lettura, cioè ci sono molte cose che noi completamente ne abbiamo completamente perso la coscienza, ma che agli occhi del Signore sono importanti, e la luce che il Signore ci porta, dandoci appunto la vista interiore, ci aiuta a rendercene piano piano coscienti. Io partirò dalla seconda lettura brevemente, ma il discorso della seconda lettura che riguarda i sacerdoti poi si amplia, e lo vedremo subito, non è molto difficile ampliarlo. Allora, cosa ci ha detto la seconda lettura? La seconda lettura ci parla del sacerdozio e ci dice che i sacerdoti, che sono una categoria particolare degli esseri umani, sono scelti fra gli uomini e costituiti nelle cose che riguardano Dio. Il sacerdote viene preso dagli uomini perché diventi un uomo di Dio. Conseguentemente il sacerdote, continua, deve sentire giusta compassione, vedete, per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, cioè sono ciechi, non vedono tante cose, e il sacerdote ha il compito, pur essendo anche lui rivestito di debolezza, di aiutare le persone a vederci un po' meglio. Vabbè, questo più o meno lo sappiamo. Attenzione a cosa si dice questa lettura: nessuno può attribuire a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio. E ci dice che addirittura Gesù non si attribuì l'onore di sommo sacerdote, ma glielo attribuì il Padre, precisamente nel Salmo 110, quando gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato e tu sei sacerdote per sempre, allora chi sei? Cosa ci fa comprendere questa seconda parte della lettura? L'onore immenso del sacerdote, attenzione, non della persona del sacerdote, ma del sacerdozio. Io quando leggo queste cose ricordo benissimo, non so se voi avete mai visto quando un prete viene ordinato, a un certo punto c'è un'espressione della preghiera di ordinazione che ti fa venire la pelle d'oca, cioè tu stai lì ad ascoltare quella cosa e dici: forse è meglio che me ne vado. Ti preghiamo, Padre Santo, dona a questo tuo figlio la dignità del sacerdozio. Perché
voi capite, quello che fa un sacerdote, quello che vado a fare io tra poco, cioè chiamare Gesù Cristo dalla terra, dal cielo alla terra, farlo venire sull'altare, portarlo al sacrificio, non lo fa manco la Madonna. Lo capite? La Madonna questa cosa non l'ha fatto mai. L'Arcangelo Michele, che è il numero uno del corpo del paradiso, questa cosa non la fa. La Madonna, quando trova una persona che si è allontanata da Dio, non gli può dire: e io ti assolvo dei peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo può dire soltanto suo figlio, e lo possono dire coloro che Gesù ha abilitato a dirlo in suo nome, cioè quelli che sono ordinati sacerdoti. Vi faccio una domanda, ma la faccio anche a me, perché io sono stato come voi e perché lo sono tuttora, capite? Perché io sono un sacerdote, ma ci stanno anche altri sacerdoti, d'accordo? Poi ci stanno i vescovi, poi ci sta il Papa. Noi abbiamo tutti quanti chiara questa coscienza, cioè della grandezza oggettiva del sacerdote, come ce l'aveva San Francesco? Oppure molte volte ci fermiamo all'umanità della persona e ci sentiamo, viene il tasto dolente, in diritto di vomitare fango e veleno a destra e a manca, anche avendoci ragione, attenzione, quindi a causa di condotte riprovevoli, d'accordo, tra l'altro oggi sugli occhi di tutti, oggettivamente commesse da un sacerdote. Vi dico, è una cosa buona questa davanti a Dio? Pensateci. Cioè, ma questo è un criminale, questo è... Voi sapete che è successo a San Francesco? Ho raccontato un sacco di volte, no? San Francesco non voleva neanche sentire parlare male di un prete, ma se voi andate a studiare la storia, conosce la storia, lo sa come stava la Chiesa a cavallo tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. Stava rovinata, i sacerdoti li facevano tutti i colori, non c'avevano quasi niente da invitare a quelli attuali, d'accordo? Lui diceva: io non voglio sapere niente. È stato ordinato prete, quando sale sull'altare pure se è il primo peccatore della terra, fa scendere il nostro Signore, le sue mani lo toccano. Io non voglio sapere nient'altro, per me rimane degno di onore, ne ha fatte da tutti i colori, se la vede col Padre Eterno, se ne andrà all'inferno prima di tutti gli altri, se ne ha fatte tutti i colori, questo state sicuri, un prete che ne fa tutti i colori, va all'inferno prima degli altri, non è che c'ha lo spunto perché c'ha l'abito, no, c'ha la circostanza aggravante perché c'ha l'abito, ma ci pensa il Padre Eterno a farlo pure, non io. E una volta glielo fecero apposta, che andarono a prendere un pubblico, un sacerdote, malfamato, peccatore, lo portarono davanti a cavallo, lui si inginocchiò, alzò lo zoccolo del cavallo e baciò lo zoccolo del cavallo. E questi dicevano: ma che stai a fare? Lo sai chi è questo? Questo è un essere spregevole. A me non interessa. Abbiamo noi questa coscienza. Lo sappiamo che facciamo un peccato grave quando facciamo questa. Tanta attenzione, dice: tu parli dei sacerdoti perché sei prete. No, scaliamo di un livello. Il padre e la madre, ce lo ricordiamo il quarto comandamento? Onora tuo padre e tua madre. Onora tuo padre e tua madre. Domanda: secondo voi un figlio, se c'è un genitore che non è proprio il massimo, non è un bravo genitore, può dirgli le veste e corna in faccia, andare a quel paese o andare in giro per tutto il paese a dire: mio padre è un delinquente? Perché, ma attenzione, è vero che è un delinquente, non sto dicendo che lo sta, si può fare una cosa di questo genere? Si può disonorare, diffamare in questo modo un genitore, anche se fosse il più grande criminale? Io dico di no, e Dio dice di no. Facciamo uno step successivo, e il prossimo? Ma avete visto come ci trattiamo gli uni gli altri oggi? Avete visto i social network? Sentiamo i talk show televisivi? Sentiamo politici che si stanno scannando e insultando in continuazione? Ma nell'omelia precedente, quando dicevo che il nostro Signore ci insegna a conoscere noi stessi, voi lo sapete da dove deriva la dignità inviolabile di un essere umano? Chiunque di voi mi sta ascoltando, nessuno escluso, fosse pure il più piccolo degli esseri della terra, è un pensiero di Dio creato, d'accordo? Voluto da Dio e redento dal sangue di Cristo. Io, mio simile, non mi posso rivolgere malamente, mancandogli di rispetto, insultando, cioè: credimi, tu sei uno stupido, tu non capisci niente, tu qua, anche se c'è davanti un credibile, d'accordo, perdonatemi il termine, perché una volta uno non c'ha davanti una persona che è magari limitata, che non ci arriva, ma tu non ti puoi rivolgere in quel modo, perché tu gli manchi, cioè queste sono cose,
le fanno tutti in continuazione, no? Ma sono cose da confessare, questo tutti quanti, e poi faccio poi Papa Francesco, peccati mortali, non sono quisquiglie, capite? E noi questa cosa qui, cioè, siamo coscienti che se tu insulti il prossimo, avete sentito la catechesi di Papa Francesco, non devo dire quel discorso di due mercoledì fa, quando commentava il Vangelo non uccidere, se tu dici stupido, se tu dici pazzo, cioè, capite? Non si può fare. Cioè, abbiamo noi questa coscienza oggi, oppure siamo, per carità, purtroppo viviamo in questo mondo, siamo in continuazione creati così e pensiamo anche noi così? Capite? Per noi poveri preti, lo dico insomma, no? Cioè, oggi non più come una volta, capite? Io l'ho raccontato tante volte, quando di quando mi venne la vocazione, andavano a commiserarla mia madre, dicendo, ma che cavolo tu? Che gli manca? Cioè, una volta se uno diventava prete dice, beata te, a commiserarla, ma tu oggi arrivi in una parrocchia, tu non puoi pensare che è arrivato il parroco, quindi va bene, intanto mi rispettano, poi speriamo che piano piano mi hanno. No, perché molte volte arrivi tutt'altro che ti rispettano, cioè tu ti devi conquistare prima il rispetto. Poi si spera la stima e poi si spera pure l'amore, cioè tu hai capito, ecco, quando in un campionato parti da 30 punti di penalizzazione perché non puoi più fare conto, ma la stessa cosa accade ai genitori, capite? Perché i genitori quando un ragazzino comincia a crescere, questo comincia a fare tutti quanti i colori. Allora queste cose sono cose che non funzionano nel nostro tempo e dobbiamo chiedere al Signore che ci illumini, perché noi dobbiamo anzitutto interiorizzarle, perché quando uno fa le cose in maniera inconsapevole, cioè ci deve essere un momento in cui dice mi fermo un attimo, così non va bene. E non dico che perché non, se uno ha acquisito un certo comportamento non è che per oggi al domani insulta a destra e a manca e diventa un santo che tratta tutti quanti i guanti bianchi, però almeno si determina un cambio di rotta, un cambio di coscienza, cioè io non mi posso mettere sotto i piedi nessuno, meno che mai persone rilevanti all'occhio di Dio. Ho fatto l'esempio del sacerdote, perché il sacerdote è l'autorità spirituale, e del genitore, perché il genitore è l'autorità morale per un figlio, ma questo si estende per partecipazione ad ogni essere umano, per la dignità intrinseca che ha. Noi non possiamo mancare di rispetto a nessuno, ma per nessun motivo. Questo è un valore da interiorizzare, importante, è una luce che dobbiamo pregare il Signore che faccia entrare nella nostra coscienza, perché se non entra nella nostra coscienza, sta predica da una vecchia entra e da un'altra esce, capite? Dobbiamo chiedere al Signore che ci dia questa luce di comprendere l'importanza di queste cose, di interiorizzarla e di agire di conseguenza. Per intercessione di Maria Santissima chiediamo veramente al Signore questa grazia, perché possiamo cambiare rotta se c'è qualcosa da cambiare o continuare a crescere su questo, se già per grazia e misericordia ci troviamo sulla strada buona. Siamo lodati Gesù e Maria.